Torniamo a parlare dei vaccini. Si diceva tra le categorie prioritarie anche le forze dell'ordine. Vediamo allora come sono partite le immunizzazioni a Pordenone con Natascia Gargano e Tebbia Giongenito. È iniziata stamani alle 8:30 all'ufficio sanitario della Questura di Pordenone la campagna vaccinale della Polizia di Stato. I due primi immunizzati sono stati un agente 24enne, il più giovane in servizio alla squadra volanti, e il dirigente, il commissario capo Marco Stamegna. Due, le postazioni allestite dove saranno somministrati 50 vaccini AstraZeneca al giorno, per ora gli under 55. L'adesione alla campagna è dell'81%. La salute e la precondizione affinché ogni operatore possa salvaguardare se stesso e quindi salvaguardando se stesso anche tutelare la famiglia e soprattutto essere operativo e garantire la sicurezza per la collettività. La somministrazione dei vaccini è curata dalla dirigente medica Maria Chiarelli con la collaborazione di due infermiere, sempre dell'ufficio sanitario della polizia. Iniziamo oggi con 50 vaccinazioni. Una volta effettuata l'inoculazione della prima dose, la seconda dose avverrà a distanza di 12 settimane. È una giornata anche importante per me, che è il mio compleanno, quindi poter regalare con il vaccino la protezione anche per gli operatori che si mettono tutti i giorni al servizio dei cittadini, beh, un ottimo regalo che faccio a me stessa e a tutti gli operatori per l'intera collettività.